Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Come sempre, oramai è tipo un mantra, iscrivetevi al canale se per caso non lo siete e ricordatevi di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le live che escono sul canale. Intro e poi parliamo un pochino di Fall Guys. Questo sarà l'unico video che dedicherò a Fall Guys, un gioco demente per tutti i Ralph Winchester del mondo. Ovviamente quel demente non è un'offesa, perché la demenza in questo caso porta parecchio divertimento, risate e rosic, e soprattutto in grandi quantità. Quindi, oggi vediamo, almeno dal mio punto di vista, perché Fall Guys è tanto amato e tanto disprezzato dalla community di videogiocatori. Iniziamo con la parte che lo disprezza. Sapete perché ho detto Ralph Winchester del mondo? Perché realmente il 90%, me compreso, che hanno e giocano Fall Guys, diventano solo Ralph Winchester. Non sono più in grado di ragionare, di pigiare due cazzo di tasti e puntualmente hai sempre qualcuno che ti spintone e trattiene anche se non ci sono motivazioni logiche per farlo. Da qua deriva il rosicamento totale, le madonne, le risate isteriche. Sono stato veloce? Che non c'è molto da dire, ma la verità è questa, il gioco è così semplice che perfino le motivazioni per cui lo si odia sono tali. Parliamo della parte che invece ama questo titolo, ma è compreso. Tralasciando che i Ralph Winchester del mondo fanno ridere, ragazzi, ho visto scene così surreali che non ci volevo credere e ci ho fatto risate sopra, che pochi titoli mi hanno fatto ridere così tanto, che ancora adesso, se ci ripenso, non ci credo e mi viene da sorridere. Il gioco è di una semplicità disarmante. Non ha una vera e propria scalata di rango, o ti fa desiderare di vincere per forza come può essere un vero Battle Royale. Qua si corre, si salta, si spinge, si strattona. Fine. Skill 0, intelligenza 0. È puro gusto di arrivare in fondo al livello che si ha davanti. E se si è bravi, e soprattutto non ti vengono fuori i livelli da team, e soprattutto parecchio fortunati, e questo riguarda soprattutto i livelli con i team, si arriva in fondo e si vince la corona, che beh, ti serve solo per comprare le skin, quindi di fatto è quasi anche inutile farlo. Quindi, che si odia o si ama per la sua semplicità, si ama e si odia per le risate e per il rosic che può provocare, si ama e si odia per i Ralph Winchester che popolano questo mondo così malsano fatto da skin assurde e divertenti e anche troppo colorato da farvi venire le care ai denti, la conclusione qual è? Volete comprarlo? Se vi diverte, fatelo ragazzi, il costo vale il gioco. Non volete comprarlo? Non fatelo, non è un gioco che vi toglierà il sonno se non lo avete nella vostra libreria. Bene, video corto e stupido, ma parlando di Fall Guys non è che si può pretendere molto. Ci rivediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti e occhio a cadere di sotto.